ultima di campionato, decisiva per il Global Service Ambiente, per consolidare il secondo posto del 4 chiacchiere, ormai si avvia ai playout. Tiro da fuori e c'è il grandissimo gol del numero 7 del Global Service, Giancarlo. Ancora Giancarlo, Giancarlo sempre con il tiro e ancora lui dà vita all'azione del del successivo vantaggio 2-0. Subito in avanti e prova Sorbara, il tap-in vincente e c'è il gol che rimette in discussione il risultato 2-1. Ceriani guarda il pallone sinistro subito e nel proposto non è pronto e subisce la rete. Ceriani non ci ha pensato due volte a concludere sull'indecisione del disimpegno avversario ed è 3-1. In avanti per cercare D'Anversa è solo e incredibilmente la palla finisce dentro. 4-1. Prova comunque la grandissima conclusione che sorprende tutti, un sinistro diabolico che inganna Mastro Pietro e finisce all'incrocio. 4-2. Sorbara da fuori a conclusione, stavolta finisce dentro con una deviazione. 4-3, quando manca ormai pochissimo allo scadere. La partita finisce, il Global Service Ambiente chiude il campionato al secondo posto, garantendosi un posto di privilegio per i playoff e accedere direttamente alle semifinali.